sono Fiorella Quatta, lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Terra, sono una climatologa. All'interno di questo laboratorio di climatologia alpina è stato installato questo pluviometro a pesata, che è uno strumento molto importante perché ci permette di misurare i quantitativi di precipitazione liquida, quindi pioggia, e di precipitazione solida, quindi neve. Perché è importante misurare queste due variabili ad alta quota? Perché con il riscaldamento climatico in atto e soprattutto alle alte quote dove il riscaldamento è doppio, ci permette di capire il quantitativo d'acqua che arriva sulla superficie, ma soprattutto di discriminare se abbiamo precipitazione liquida o precipitazione solida. Perché cosa sta accadendo? Che la precipitazione liquida sta sostituendo la precipitazione solida, e la precipitazione solida è importantissima per queste quote perché non è nient'altro che una riserva d'acqua che si accumula durante il periodo invernale e poi viene rilasciata leggermente in tarda primavera e in estate. Quindi sapere esattamente che tipo di precipitazione avviene e come si sta modificando questa precipitazione è importantissimo, e quindi abbiamo deciso di installare questo pluviometro a pesata. Questo pluviometro a pesata è stato installato grazie alla collaborazione di tutti, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, del CNR IGG di Pisa, ma è del Dipartimento di SAFA di Torino, ma anche in collaborazione e grazie al supporto del Comune di Alagna, della Monte Rosa 2000 e di Frosta. Tutti questi enti, tutte queste realtà molto diverse si sono uniti per portare avanti la ricerca scientifica e cercare così di capire cosa sta accadendo alle nostre Alpi.